Devo dire la verità, sono un po' emozionato a registrare questo video, però devo farlo. Sì, questo è bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. A distanza di 2 anni e mezzo, oggi ho intenzione di riportare sul canale la serie Walkthrough di The Last of Us, la Remastered Edition per la PlayStation 4. Sono molto emozionato proprio perché questa è una delle prime serie in assoluto che ho portato sul canale. Ve lo dico proprio semplicemente, se io inizio questa serie ho intenzione anche di finirla, quindi ci saranno tanti appuntamenti fin quando la storia non sarà completata. Posso garantirvi una cosa, questo capolavoro vi entrerà nel cuore e ve ne innamorerete, ve lo prometto. Nonostante io ci abbia già giocato, non ricordo ovviamente tutti i fatti, come si svolgono, l'ordine cronologico delle cose, quindi lo andremo a riscoprire assieme. Siete pronti? Andiamo. Guardate! Guardate, 15 settembre 2014, oh mio Dio! Va bene, nuovi dati di gioco, ovviamente non ho intenzione di sovrascriverli. Inizia l'avventura. Sarà molto bella, molto piacevole. Ascoltate quello che dicono, le colonne sonore, i sottotitoli. Anzi, aspettate, ci sono i sottotitoli? Sì, ci sono, perfetto. Let's go. Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Che ricordo. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. 10 a mezzanotte, neanche tesoro, ti prego, un'ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Uh-huh. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno fatti pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. In pratica è il compleanno di lui. Torna a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Questa è la figlia, che l'ho aspettata fino a tardi per dargli il suo regalo di compleanno. Insomma, una situazione classica che potrebbe capitare nella vita di chiunque. Sembra un film. Ragazzi, sembra un film. Ovviamente poi col tempo capirete i ruoli delle persone, ciò che fanno nella loro vita, chi erano, chi saranno. Ok, squilla il telefono. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Eccoci. Zio Tommy. Andata giù la linea. C'è qualcosa che non va. D'altronde, in tutte le storie c'è sempre qualcosa che non va. Adesso entriamo in scena noi, se non sbaglio. Esatto. Cosa voleva possiamo dire? Muoverci. Oddio, che bello. Cos'è che abbiamo qua? Allora. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. No, il regalo col bigliettino. Figo. Non sei un fossile ancora. Odi la musica che piace a me. Detesti i miei film preferiti. Nonostante ciò, in qualche modo riesci a essere il mio miglior papà di sempre. Ogni anno. Come fai? Buon compleanno, papi. Ti voglio bene, Sara. Vabbè, glielo darai a tempo debito, probabilmente. Non ci dovrebbe essere altro all'interno della stanza. Se non il telefono. Dobbiamo prenderlo, secondo voi? Credo di. Non c'è linea. Il Perfetto. Telefono è morto. Bene. Lì ci sono delle foto di famiglia. Andiamo. Lei gioca a calcio, come potete vedere. C'è il pallone per terra. Andiamo dal papà. Dovrebbe essere la sua stanza, in teoria. Papà! Non credo. Papà! Papà Vegas! Papà Vegas, dove sei? Qua?
Ma questo è il bagno? Non credo che sia in bagno. Però aspetta, c'è un giornale. Magari c'è qualcosa di importante da leggere. Picco di ricoveri negli ospedali della zona. Aumento del 300% dovuto ad una misteriosa infezione. L'FDA amplia la lista delle coltivazioni contaminate. Previsti massicci ritiri dal mercato. Polizia. Donna impazzita uccide marito ed altre 3 persone. Va bene. Tutti questi sono indizi per quello che probabilmente sta per accadere. Papà. Era una situazione un po' strana. Papà, sei giù? Devi mangiare i biscotti o sei in camera tua? C'è la luce che proviene da camera sua. Probabilmente è qua. Ehi. Ehi, sei qui? Siamo in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Sto guardando lì lo schermo. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Non portare lì, deve andare... Cosa è stato? Quello è stato! Non so come sia possibile che sia successo prima nella fotocamera, dentro del computer, avete capito? Andiamo! Papà, papà, dove caspita sei? E corri tu! No, ci sono esplosioni atomiche! Che caspita! Vado a cercare Babbo Natale! Ma che succede? Ehi, ho paura adesso. Ma c'è la polizia! E sfrecciano, eh! Qua non c'è fuori. Sarà di qua. C'è un ventilatore. Okay. Cucina? Stai cucinando qualcosa? Cos'era? Lì c'è il suo telefono. Dove? Dove? Qua. Ascoltiamo, cosa dice? Chi è che chiama? 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Chiama? Richiama? Non lo so. Chiude il telefono. Va bene. E andiamo a vedere. Il cane? Raga, il cane? Ho paura. Con calma. Permesso. Mannaggia a te, mannaggia. Eccoti qui. Sara. Che è successo? Stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No. No, chi dovrebbe entrare? Perché non avvicinarti adesso alle porte. Resta indietro. Ok. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. I Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Buono! No, Jimmy! Jimmy, ti avverto! Jimmy! Vai! Vai! L'ho visto stamattina. Ascolta, sta succedendo qualcosa. Quello che succede quando rubi il taglierba al tuo vicino, gli spari poi. Perché lui deve accedere. Sì. Tommy, dai. Stai andando una macchina. Dai. Ah, Tommy dovrebbe essere la persona che ha chiamato quando ha svegliato Sara, Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Non è mio. Tranquillo, non è mio. L'età della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Tutto a posto. Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Io guardo dietro, che non si sa mai. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. Di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la seta al tuo, sto andando là. Macchine della polizia ovunque. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Non è forse la cosa migliore da raccontare a una bambina. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Dove stiamo andando? Città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Stiamo passando in mezzo ai campi, ragazzi. E quella è la fattoria di Lewis. Mi sa che queste abbiamo visto esplodere da camera, Penso di sì. Ne sono certo. Ne sono certo da vedere. No, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così.
Siamo a posto, fidati. Ok. Va bene, ma non hanno preso niente. Sono andati via senza prendere un cavolo. Guida. Hanno una bambina. Sì. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Fermi! C'è rimasto male il tipo. Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Ma non c'entravamo, erano tre persone. Questa macchina è omologata per 5, ha fatto bene così. Pompieri, no, ambulanza. Questa è la città dove normalmente lavorava Jimmy. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Direi. Si può fare marcia indietro. Che cazzo, amico, andiamo! Che cazzo c'è? Oh! Tommy! Porca troia! E stai battere di qua! Ah! Aiuto! Cosa cazzo hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Sei la Madonna! Forza, andiamo! C'è un camper in mezzo alla strada! Andiamoci via! Ci provo! Levati! Oh! Non possiamo fermarci, Tommy! Non posso passargli sopra! Torniamo già. Indietro! Ce ne sono anche dietro! Là! Cavolo. Aspetta! Vai! Il degenero. L'ha messo sotto quello. Non ricordavo assolutamente questa cosa. Porca miseria. Ehi. Svegliati. Indietro. Papà. Spacca il vetro. Io tocca a me. Ancora, vai, più forte! Ok. Spaccagli la faccia! Bottigliata in testa. Papà! Sono qui! Ovviamente... è normale che siano un po' scioccate le persone, perché sta succedendo un qualcosa di anomalo. Fa male. Dobbiamo correre. E corri. Tutti anici al secondo. Sono piccola. Non sparare agli omini normali, però, eh. Vai. Ok. E levati! È morto. Aiuto! No, non mi non mi lasciare indietro, ti prego. Stanno mangiando fra di loro. Due. E la Madonna. Andiamo di qua. Appa. Questi non qua guardare. Oh mio Dio. Levati. Chi è che si fermerebbe in mezzo alla strada? Due. Quello no. Devo scappare. Fiamme. Verso il teatro. Vai. Armadillo Theater. Corri! Sì, macchine in fiamme che passano così. Di qua! Sono troppi! Di qua! Da questa parte, nel vicolo! E apri però! Apri! È chiuso! Dagli un colpo di pistolettata! Via. C'è uno! Spara in testa! Ci siamo quasi! Quasi, piccolino! Via! Volare! Corre! Muovetevi, trovate una via di uscita! Di qua! Joel! Entra! Buona merda! No! La mano! Ma cosa? Io li seguito! Zio Tommy! Ci vediamo lì! Zio Tommy, lo saprai benissimo che non funziona così! No, l'hai mai visto i film? Ce ne sono ancora! Ci siamo quasi. Ho capito, ma che senso ha raggiungere l'autostrada? Non abbiamo più una macchina. Chi è questo dietro? Oh! Papà! Non lo so cosa dobbiamo fare, non lo so! Corri e basta! Aiuto! Si mangerà lui, spero! Mangiati lui! Mangia! Ah no, è bello! Anche lui! È morso la spalla? Quasi. Che è successo? Ah! Non vale se mi prendono, non dovevo morire! Corri!
Non dobbiamo mai voltarci indietro. Io premo tutti i tasti possibili, ma non c'è un tasto per correre. Siamo già morti una volta e manco è iniziato. Via, 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 via. Tommy, sbrigati. Ok. Chi è che ci ha salvati? Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ho mille tagli. Ehi, ci serve aiuto. Fermi. Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarla, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... mi sa che gli hanno ordinato di ucciderci. Sì, signore. No! Abbiamo attraversato l'inferno, ok? Ci serve... no! Merda! Cazzo di merda! Boom! Stronzo! Suca! Oh no! Sarà... ma ti rendi conto? Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ma raga, mi ha preso il magoncino! So che fa. Andrà tutto bene, piccola! Stai con me! Adesso ti c'è un'ambulanza! Potrebbero prendere le cose all'ambulanza! Forza, amore! Ti prego, lo so, piccolo, lo so. Ma poi scusa, ha sparato, lui la stava facendo da scudo umano. Amore. E perché ha preso lei? Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo, forza, non farlo. No. No, no. No. No, 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 no. Ti prego. È assurdo che all'inizio ti ci fa affezionare così tanto in così poco tempo. Bam. The Last of Us. Wow! Questo era il prologo, ragazzi. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. Tutti i residenti ha richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi trovate nel buio, cercate le luci. Cercate le luci. Nelle luci. Ricordatevela questa cosa, cercate le luci. Allora ragazzi, questo era il prologo di un'avventura che dura tantissimi episodi. Io ho deciso di portarvi questo titolo sul canale per farlo conoscere a tutti coloro che purtroppo non hanno avuto la fortuna di giocarlo quando è uscito, anche perché quest'anno dovrebbe uscire il seguito di questa avventura, che è qualcosa di allucinante. Visto che questo era il prologo, oggi alle 16 in punto uscirà anche il primo effettivo episodio, quindi vi aspetto veramente in tanti. Anzi, sono qua a chiedervi di spolliciare e sostenere questa serie come non mai. Un po' in stile The Forest, ragazzi. Un'avventura in cui dobbiamo combattere contro degli infetti. Un'infezione che ha conquistato la città, che ha ucciso praticamente tutti i nostri cari e ci ha posto davanti ad un apocalisse. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Spero che sosterrete la serie e la seguirete fino alla fine. Mi raccomando, se ancora non l'avete, iscrivetevi al canale, pollicione in su. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Mamma mia! Sono veramente contento di aver ricominciato questo gioco. Veramente troppo bello.